Ciao, sono Carlo, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare questa canzone dei Pooh che si intitola Nel buio e mi è stata suggerita dall'amico Luchino, che saluto calorosamente, lui è un grande fan dei Pooh. Se uno dei video precedenti avevamo fatto Cuore Matto e ti sembrava troppo difficile tenere quell'obbligato tonica, quinta bassa, con questo pezzo qua possiamo andare un pochettino ad avvicinarci a quell'idea, però in maniera diciamo più semplice, perché questa canzone è abbastanza più facile da suonare. Quella che hai sentito era l'introduzione in cui il basso esce molto fuori ed è molto carino. Praticamente noi abbiamo come accordi il re e prendiamo questo re al tasto 5, ok? Lui poi deve andare sul fa. Ci appoggiamo al re al suo quinto grado. Ricordo, il quinto grado lo troviamo quello grave rispetto alla tonica, quindi se re è la tonica, il quinto grado è un la, re, mi, fa, sol, la. Io posso avere o quello acuto che si trova due tasti e una corda più in basso, oppure posso avere quello grave che si trova sulla stessa altezza, quindi se il re è al tasto 5 sarà sempre al tasto 5, ma una corda più in alto, quindi più grave. Quindi il la è la quinta di re. Qua sfruttiamo proprio quest'idea. Poi dobbiamo andare a fa, ci arriva tramite il sol. Sol, fa. Con questo andiamo ad affinare la nostra tecnica, cioè quando noi dobbiamo suonare sullo stesso tasto ed è lo stesso dito che deve occuparsene, possibilmente in maniera non da barré come fanno i chitarristi. Senti che i suoni vanno a sovrapporsi uno all'altro, poi non riesco ad avere controllo. Il dito deve sempre andare a martelletto, doppio martelletto, qua e qua, per cadere sulla nota. E qua devo spostarlo velocemente. Poi in alcuni casi, io ad esempio faccio anche scendere il martelletto se è solo una nota di passaggio, oppure se è molto veloce. Faccio scendere il martelletto e riesco a prendere e gestirmi tutte e due le note. Non so se da qua si vede meglio. Dove riesco, cambio proprio con il dito per cadere bene il martelletto. Dove invece magari è solo di passaggio oppure molto molto veloce, allora lì scendo col martelletto e vado a gestirmi tutte e due le note. Proseguiamo sul fa. Dopo il fa, in realtà qua mette, cioè lui va a appoggiarci un sol, quindi probabilmente c'è anche un accordo di sol e va sempre a gestirlo con il suo basso, la sua quinta grave, il quinto grado grave che quindi diventa re. Re è la quinta di sol, sol, la, si, do, re. Ok? Andiamo di nuovo a sentirlo. Ok, qua siamo sul Sol e facciamo Re, Sol, poi per ritornare a Re come accordo andiamo sul La grave e poi ritorniamo sul Re. Tutto questo potremmo anche farlo con il La corda vuoto. E non escludo che all'epoca si ragionasse molto di più con l'uso delle corde a vuoto. Una cosa che io, se riesco, cerco di evitare, perché secondo me appoggiare la nota suonata rispetto alla corda a vuoto è sempre meglio come suono. Però ci può anche stare. Io qua te la propongo perché con la scusa facciamo anche tecnica, quindi miglioriamo anche con la mano. Poi se vuoi suonarla con la corda a vuoto, le note sono sempre quelle e va benissimo anche così. Andando avanti poi sul pezzo, andiamo a seguire gli accordi, quindi abbiamo già visto un video sul siglato, come seguire gli accordi. Di base andiamo sempre ad appoggiare dove riusciamo il quinto grado, quindi andiamo a sentire, qua dovrebbe partire la strofa sul re.
Nel buio della stanza so che pensi a me. Ok, scusa, come ero dimenticato, andiamo fa acuto e sol acuto, quindi qua non fa più il giro con tutte le note come nell'introduzione dove il basso era protagonista perché non c'era la voce, ma entra un pochettino nel mix e va a appoggiare con meno note, però prende sempre il fa il sol. Buio della stanza, so che pensi a me. Quinte. E sfiori con quindi io questi fa e sol li lascio lunghi, mentre invece sul re che va a distribuirsi su due battute lavoro con la sua quinta sotto. Poi dopo ma la notte finirà, tutto il mondo ci vedrà. Quindi qua andiamo semplicemente a seguire il siglato con note abbastanza lunghe e abbiamo il si naturale, poi fa diesis che possiamo prenderlo o acuto o grave qua sotto, sol e poi di nuovo re. Carino poi, ah no, dopo fa un passaggetto, qua continua sempre come prima. Che senti già? Scusami, qua è sempre ancora così, c'era un passaggio carino con le note che salivano, in questo momento non lo trovo, però forse è qua. La notte si spegne, domani sarai con me. Qua continuo con il re, però era carina la prima parte, qua seguiamo proprio gli accordi. La notte si spegne, domani. Si, fa diesis, sol. La, e poi ritorniamo. Ok, più o meno segue sempre questi accordi qua. Benissimo, ti ricordo che puoi utilizzare Chordify, cerchi il titolo della canzone, la trovi così, fai scorrere gli accordi in modo da avere un grigliato dove andarli a seguire e poi divertiti suonando il pezzo. Grazie mille, ciao ancora Luchino, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Carlo, ciao. Non so più, tu stringi le mie mani.